Pace a voi tutti, fratelli e sorelle. Il Vangelo di questo giorno che abbiamo ascoltato, poc'anzi proclamato, ci ha ricordato una cosa molto importante, e cioè che molto spesso arriviamo al Signore dopo diversi tentativi che facciamo nella nostra vita. E ciò che colpisce di questo brano che abbiamo ascoltato in modo particolare è il costante tentativo di questi uomini di portare a Gesù quest'uomo paralitico. Non riescono per le vie ordinarie, cioè non riescono a farlo entrare dalla porta. E allora escogitano un piano affinché quest'uomo incontri il Signore Gesù. È qui che si manifesta il potere della preghiera di intercessione. Quello che mi colpisce proprio di questo brano è questa caparbietà di questi uomini che si fa preghiera di intercessione, ed è il potere della Chiesa. Vedete, se c'è un'immagine molto bella che viene da questo brano del Vangelo è quello della Chiesa. Che cosa è chiamata a fare? Qual è la funzione della Chiesa? Qual è anche la nostra funzione, di noi che siamo qui, se non quella di quegli uomini che portano a Gesù coloro che sono nel bisogno? Noi in questi giorni l'abbiamo portato a San Pio. Mi ha molto colpito una cosa, Padre Fortunato ieri lo diceva, oggi è vero, c'è stata tanta fila qui, ma poi si usciva e il tabernacolo è rimasto da solo. Dobbiamo stare molto attenti, perché come ci diceva Padre Fortunato ieri sera, le reliquie hanno una funzione, i santi hanno una funzione, portarci a Gesù. Se rimangono solo lì, allora smettono di essere appunto dei mediatori, perché a chi portano se non a loro stessi? E allora questa sera questo brano invece ci ricolloca nella giusta posizione. La Chiesa è chiamata a portare a Gesù attraverso la preghiera di intercessione coloro che sono nel bisogno. Ecco perché, fratelli e sorelle, il tempo che noi passiamo davanti al tabernacolo per amore di qualcuno, il rosario che noi recitiamo per amore di qualcuno, la carità che noi facciamo per i bisognosi in favore di qualcuno, è la nostra professione di fede in Gesù, che guarda quella preghiera, che guarda quell'opera di carità, che guarda quel sacrificio che noi stiamo facendo non per noi stessi, ma perché quell'uomo, quella donna che noi, per cui noi abbiamo affidato nella preghiera, per cui noi abbiamo pregato, per cui noi abbiamo vissuto quel momento particolare, riceva quella grazia, quella misericordia che solo Dio può dare. Queste sere stiamo riflettendo insieme su un'antifona mariana, Alma Redemptoris Mater, che è un'antifona che la Chiesa canta soprattutto in questo tempo di Avvento, e la stiamo sviscerando sera dopo sera. Questa sera giungiamo ad una bellissima immagine che ci viene da questa preghiera, che dice così: tu che hai stupito la natura generando il tuo stesso creatore. È una bellissima immagine che ci viene da questa preghiera. Maria con il suo sì stupisce il creato, stupisce la stessa creazione, che resta attonita davanti alla grazia sovrabbondante di quel sì. Che cos'è lo stupore? Vi stupite ancora nella vita? Vi capita ancora di stupirvi? Io mi stupisco ancora, e nel bene e nel male, ancora mi stupisco. Lo stupore che cos'è, se non quel sentimento che nasce dall'urto con una realtà che non ci aspettavamo e che pure si impone nella nostra vita? Maria stupisce tutta la creazione mostrando come il mondo di Dio è altro rispetto a quanto noi possiamo immaginare. Il mondo di Dio rende possibili le cose impossibili. Tutti i santi operano solo per mezzo di Dio, intercedono perché Dio porti frutto nella vita delle persone che a loro affidiamo. E possiamo anche dire che questa sera questa antifona è profondamente francescana, perché canta lo stupore della natura. La natura come si può stupire? San Francesco cantava: laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra.
Tuttavia dobbiamo ammettere che mentre Maria stupisce il creato con il suo sì, noi a volte con il nostro stile di vita, con il nostro abuso della creazione, stiamo rovinando il creato che per amore di Dio si è stupito attraverso il sì di Maria. E qual è la funzione allora di Maria? Come ebbe cura di Gesù? Ora si prende cura con affetto di ciascuno di noi, ma non basta questo. Ci responsabilizza perché ciascuno di noi si faccia promotore e custode della cura del creato. Come Maria pianse per suo figlio, così Maria continua a piangere per coloro che vengono trafitti e che vengono dominati dal potere umano, tutte le creature. Ma questo non basta. Ciascuno di noi deve sentire la responsabilità davanti a delle ingiustizie che vengono compiute nel creato e nella storia. Ma da dove nasce lo stupore del creato? Nasce dal fatto che una creatura, Maria, dice la preghiera, diventa madre del suo creatore. Siamo nell'ambito di quella che la teologia chiama il mistero della Theotokos. Maria, madre di Dio. Noi lo preghiamo tutte le sere nell'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio. Diceva San Bonaventura, che è un nostro caro santo, un frate francescano, Dio potrebbe fare un mondo, un cielo più grande di questo cielo e di questo mondo, ma fare una mamma più grande della madre di Dio è impossibile. Maria è madre di Dio non perché ha creato Dio, perché Dio non è stato creato da nessuno, ma perché ha dato la natura umana a Dio, concependo e generando Gesù, che è il volto di Dio. Dante diceva, ella, Maria, è la faccia che più a Cristo assomiglia. Cioè, Maria con il suo sì ha permesso a Dio in Gesù di avere un corpo umano. Capite la bellezza? Se Gesù aveva la carnagione, era quella di Maria, gli occhi quelli di Maria, il volto, la psicologia, tutto ciò che era umano di Gesù era di Maria. Sapete come la chiama la teologia tutto quello che vi sto dicendo? Unione ipostatica. Cioè, attraverso il suo sì, Maria ha permesso che in Gesù fossero presenti la natura umana, perché Gesù ha pianto, ha sofferto, si è arrabbiato, ha provato tutte le emozioni, e la natura divina. Gesù ha operato miracoli non attraverso la sua umanità, ma attraverso il potere della sua divinità. Quindi è grande la figura di Maria e il suo sì in modo particolare. E noi questa sera vogliamo rendere grazie al Signore, e lo facciamo anche per San Pio. Non c'è stato un santo sulla faccia della terra che non abbia amato Maria. E ho chiesto poi a Padre Fortunato di raccontarci un po' qualcosa di questo, della sua devozione particolare di San Pio per Maria. Io dirò qualcosina, piccola e semplice, perché non sono competente in questo, ma so che la chiamava mammina. Così la chiamava San Pio la Madonna. Aveva questo rapporto davvero filiale e la vedeva, lui dice, sempre ai piedi dell'altare, aveva queste visioni, e nel confessionale era con lui. E poi diceva, la prego sempre di suggerire a me quanto devo dire ai miei figli spirituali e ai figli spirituali quello che devono dire a me. E lei mi ascolta sempre. Bellissima questa relazione intima, bella, profonda, filiale. Ecco, se c'è una cosa che oggi San Pio ci insegna, è a non aver timore di parlare a Maria e a Gesù come a delle persone che amiamo, a lei come madre, a Gesù come fratello, esprimendo quello che abbiamo nel cuore. Tante volte ci fissiamo su delle preghiere che noi recitiamo mnemonicamente,
La preghiera più bella è quella che ci vede davanti a lei, davanti a Gesù, in maniera semplice, così come ci dovessimo porre davanti ad una persona a cui vogliamo bene. Per questo San Pio la chiamava mammina, perché la sentiva sua madre e la chiamava sempre, in ogni circostanza della sua vita. Anche noi possiamo avere questa relazione. E allora non fermiamoci alla pura devozione. La devozione deve diventare spiritualità. Se resta devozione, non porta a nessuno. Se diventa spiritualità, diventa stile di vita, diventa santità, cioè felicità, beatitudine. Allora auguri a tutti voi che siete qui e che oggi siete passati numerosi per venerare queste reliquie, che la vostra devozione diventi spiritualità, cioè stile di vita, che vi porti ad essere santi lì dove il Signore vi ha posti. Sia lodato Gesù Cristo.